Com'è andata, comandante? Bene. Era la prima volta che salivi su un aereo? Sì. Che impressione ti ha fatto? Ti è piaciuto? Sì. Era la prima volta che salivi su un aereo? Sì. Mi è piaciuto molto, ho provato tanta gioia. Non credevo ci fosse qui ancora questi aerei. Con chi sei venuto alla Città della Domenica? Con mia mamma. Ho provato anche lei tanta gioia. Anche tua madre ha guidato l'aereo? No, ma l'ha visto. Solo quello è bastato. Tu avevi mai visto un bufalo? Sì, per televisione e poi per quando mi ha fatto il filmetto papà. Ma non ti sembra di stare in Africa qui? Sì, ci siamo. È Africa questa? Questa no, ma c'è qui. Dove? Dove? Dove stanno gli animali, quelli che si muovono. Soprattutto vengono qua anche per i bambini, così per farli divertire, ma anche per svagarsi loro, si riposano un poco. Ding dong ding dong ding dong ding dong dan ding dong ding dong dan da. Abbiamo qui con noi il cavaliere del lavoro Mario Spagnoli, che ha avuto l'idea di questa città dei ragazzi, di questa Città della Domenica, di questa Disneyland italiana. Quando e come le è venuta questa idea? Questa idea mi è venuta quando mi hanno offerto questo terreno che è circa 200 ettari a condizioni molto favorevoli e che io pensavo di farne una cultura di qualche cosa, e ho incominciato con gli olivi. Poi in un secondo tempo, data la posizione
che è veramente straordinaria, e la visuale. Ho incominciato in fine settimana a farci venire i miei operai come Kral, che trovavano veramente interessante e molto confortevole. Poi col tempo, piano piano, vedendo l'affluenza e l'interesse che destava, ho fatto un laghetto, poi ho fatto delle casette di favole e via di seguito, e così fino ad oggi non ho fatto altro che costruire. Da 10 anni non faccio altro che costruire. Volevo chiederle questo, lei sinceramente per chi ha fatto questa città? Per i bambini o per gli adulti? Beh, se gli dovessi dire proprio la verità, prima di tutto l'ho fatta per me.